Infame. Ok, ma che sembra, sì? Vieni dentro, devo parlare. Vieni. Aspettate un momento. Vieni qua. Vieni qua! È la seconda volta che mi hai assassinato. Io? Quando? Dove? Perché? Quando? Dove? Perché sei andato dal giudice a dirgli tutte cose in tuo favore, gli ho detto. Ah, che sì? sei un tipo gioviale, che non hai nessuna cattiva fama, un portafortuna. Un portafortuna? E allora perché non hai licenziato? Ma me lo domando, ma io l'ho avuto con il fuoco artificiale, Rosario mio. È una cosa pericolosissima. E tu ti mano pesante. C'è la mano pesante, eh? Lo riconosci che c'è la mano pesante? E come no? E perché non gli hai detto al giudice che io c'ho la mano pesante? Eh? Perché non gli hai detto al giudice che durante la festa di San Gennaro, in omaggio alla mia presenza, i fuochi scoppiarono in vela della Madonna? Che si incendiò. Che si incendiò. E perché non gli hai detto che l'anno dopo i fuochi scoppiarono alla bottega del farmacista e morì il medico di guardia? E quella fu la cosa tua peggiore. E non mi hai cacciato via, figlio d'un cane. E non hai raccontato a tutto il paese che io sono un oiettatore. Ma non è vero. È vero. Sono un oiettatore. E tu lo devi testimoniare davanti al giudice. Vuoi che dica davanti al giudice che tu sei un oiettatore? Sì. No, Mariuccio, no. Dico tutto quello che vuoi. Anatema a te. No, apposta quella mano. Anatema di colca. Anatema. Anatema.